Bentrovati a tutti, amici e amiche di Padre Pio TV. Diamo inizio ad una nuova puntata di Nella Fede della Chiesa e in questa puntata vorremmo, nella prima parte, rispondere alle tante domande che in questi mesi di programmazione sono giunti alla nostra redazione. Quindi domande vostre, vostri quesiti, e risponderà per noi il caro teologo e amico Don Giuseppe Comi. Nella seconda parte avremo in esclusiva, torna ancora una volta su Padre Pio TV, Don Giacomo Panizza, prete antimafia del Progetto Sud. Ma tutto questo subito dopo la sigla. E bentrovati a tutti, di nuovo pronti per partire questa nuova puntata. Do subito il benvenuto nei nostri studi al carissimo Don Giuseppe Comi, bentrovato. Grazie Don Francesco e grazie ai nostri telespettatori che sempre ci seguono con tanto affetto. Come stai? Benissimo, ringraziando il cielo. Ecco, adesso sei tornato, era da un po' di settimane che non ti vedevamo con noi, bentornato. E come ho anticipato nell'anteprima della nostra trasmissione, in questi mesi di programmazione ci sono giunte, nella nostra pagina Facebook, che mi invito sempre a seguire nella fede della Chiesa, diverse domande, diversi quesiti. Naturalmente noi, per aiutarlo, l'abbiamo selezionate prima, così lui aveva la possibilità di prepararsi le risposte. Allora partirei con la prima domanda. Una nostra ascoltatrice, ci chiede: beati i puri di cuore. Come si diventa puri di cuore e come si fa per restare sempre con il cuore puro? Dobbiamo precisare innanzitutto che le beatitudini sono l'uno la vita dell'altra, per cui per arrivare ad essere puri di cuore occorre prima essere poveri in spirito, cioè consegnati interamente alla volontà del Signore, con il desiderio di vivere tutta la parola di Gesù. Per cui occorre prima essere poveri in spirito, consegnati alla volontà di Dio, desiderosi di vivere e incarnare la parola del Vangelo. Questa parola desiderata, incarnata, vissuta, ci porta alla purezza del cuore, cioè ci porta a desiderare ciò che desidera Dio, a desiderare come desidera Dio, con il cuore stesso di Dio. E come desidera Dio? Desidera sempre con un grande amore verso le sue creature, per condurle piano piano sui pascoli erbosi della verità, della grazia, della santità, del cielo. Allora le beatitudini vanno vissute insieme. E l'una deve aiutare sempre l'altra, per cui essere pure di cuore, permanere nella purezza del cuore è possibile a condizione che ogni giorno, quotidianamente, noi desideriamo vivere tutta la volontà di Dio. Senza questo desiderio di vivere tutta la volontà di Dio, non possiamo neanche entrare nella purezza del cuore. È come se fossimo in una casa nella quale una porta aperta ci fa entrare nell'altra stanza, per cui entriamo prima nella porta o attraverso la porta della povertà in spirito per raggiungere alla stanza della purezza del cuore. E passo subito alla seconda domanda, perché le domande sono tante. Quando nella comunità parrocchiale, dove si è inseriti da tanto tempo, c'è sempre qualcuno che vuole primeggiare o imporre le sue idee, e magari è anche geloso di te, cosa bisogna fare? Io non voglio abbandonare la mia parrocchia. Ci viene in aiuto Gesù. Abbiamo da poco trascorso i giorni della Pasqua e Gesù nel cenacolo, la sera del Giovedì Santo, cosa fa? Prende il posto del servo, l'ultimo posto. Chi vuole essere il primo di tutti sia l'ultimo di tutti e lo schiavo di tutti, dice il Vangelo. L'ultimo posto nessuno lo vuole prendere, ecco cosa dobbiamo fare noi, prendere il posto, l'ultimo, il posto del servizio, il posto dell'amore, il posto della carità, il posto della fede. Questo è il posto che spetta al cristiano e Gesù Maestro ce ne ha insegnato la via. È stato lui a servire lavando i piedi dei fratelli con l'amore, con la carità, con la sua santità, prendendo anche il posto della croce. Ecco, la croce nessuno la vuole, noi la prendiamola tutti noi.
Si può rimanere benissimo in parrocchia senza per questo dover fuggire se rimaniamo nel posto del servizio, nel posto dell'amore, nel posto dell'umiltà, nel posto della santità, nel posto che nessuno vuole. Ecco, uno basta guardarsi il posto che l'altro non vuole e lo prendiamo noi. Così che si serve, così che si ama e così che si agisce in favore del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. E restando nell'argomento parrocchia, no? C'è un posto più importante di un altro? Nessun posto è più importante dell'altro. Il posto diventa importante nella misura dell'amore con la quale viviamo quel servizio. Ogni dono, ogni carisma è necessario al corpo di Cristo, è necessario per l'edificazione del corpo di Cristo. Questo che molto spesso noi non capiamo. Pensiamo di dover fare chissà quali grandi cose, di occupare chissà quale posto. A noi il Signore ci affida il posto di vivere in obbedienza piena alla Sua parola. Questo posto nessuno ce lo toglie, questo posto è il posto che ci spetta e in questo posto noi dobbiamo vivere. Se viviamo nel posto dell'amore al Vangelo, se viviamo nel posto dell'obbedienza al Signore, certamente prendiamo il posto di Dio che serve la comunità con la propria santità. Terza domanda. Ogni tanto bussano alla mia porta persone che portano le loro dottrine, vedi Testimoni di Geova, tra parentesi ci hanno scritto, e mi dicono che noi cristiani non dobbiamo credere ai santi perché la Bibbia non ne parla. E così io vado sempre in confusione. Già nell'Antico Testamento il Signore Dio, quando si rivelò così. Siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Gesù aggiungerà nel Vangelo, siate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. Per cui la santità è essenza del cristiano. L'uomo che vuole essere veramente uomo e pienamente uomo non può esserlo al di fuori della santità, che è compimento pieno della nostra umanità. Per cui il Signore ne ha parlato, ha invitato sempre l'uomo a diventare santo. L'uomo si compie in se stesso se diventa santo. Fuori dalla santità l'uomo si disumanizza nell'odio, nel rancore, nella cattiveria, nel peccato, nel vizio. L'uomo non è uomo, è portatore di passione verso l'altro, distrugge l'umanità. Invece il santo è chi è? È colui che, vivendo in comunione piena con il suo Signore, serve l'umanità, la rispetta, la ama, la incoraggia, le dona il posto di Dio. Altra domanda che è giunta sulla nostra pagina Facebook Nella Fede della Chiesa, ci chiede questo. Il terzo comandamento ci dice, ricordati di santificare le feste. Io faccio un lavoro con turnistica, sono tanti, no? Come mi devo regolare se non vado a messa? È peccato? Allora, rispondiamo a questa domanda innanzitutto dicendo, ad esempio, se c'è un infermiere, un dottore che ha bisogno di essere sul posto di lavoro per curare gli ammalati, quello è obbligo di carità essere presenti lì. Ma la Chiesa che cosa fa? Per venire incontro anche a queste esigenze o a queste necessità di carità, non perché per cattiva volontà l'uomo non ci voglia andare, questo è chiaro, per venire incontro a queste necessità, a questi turni, cosa fa? Ha dato la possibilità al cristiano di poter andare anche il sabato sera. Il sabato sera si entra nei vespri della domenica, per cui andare la domenica sera, il sabato sera. Ma anche la domenica sera? Sì, o anche la domenica sera, certamente, è questa possibilità del cuore grande della Chiesa di dare a tutti la possibilità di poter santificare il giorno del Signore. Lì dove questo in questo si è impossibilitati perché si vive un obbligo di carità, allora lì si è esentati. Però certo bisogna fare distinzione tra la cattiva volontà di santificare il giorno del Signore, la non volontà o l'impossibilità data da alcune necessità. Altra domanda, volevo sapere, la confessione è legata al ricevere l'Eucaristia? Perché e quando confessarsi? Quindi sono due domande in una. Allora, i due sacramenti non sono legati l'uno all'altro, sono due sacramenti ben distinti. L'uno è il sacramento che ci riconcilia al Signore,
L'altro è il sacramento che ci dona la vita di Dio, ci permette di mangiare Dio per essere e vivere come Dio ci comanda. Questo è ovvio però che se il cuore nel momento in cui va a ricevere l'Eucaristia è nel peccato mortale, ha bisogno prima di accedere all'Eucaristia di avere la assoluzione dai peccati. Ma i due sacramenti sono distinti. L'uno è il sacramento che ci rigenera la vita di Cristo, alla vita nuova, alla santità, alla grazia, come il figlio prodigo che è pentito desidera tornare alla casa del Padre. L'altro è il sacramento del, come dicevano gli antichi padri, è il farmaco di immortalità. E questo farmaco cosa ci permette? Aiuta la nostra umanità a guarire dalle sue infermità spirituali per essere conforme in tutto e per tutto a Cristo Signore. Allora, poiché penso che le prossime due domande hanno bisogno di qualche secondo in più e noi tra poco andiamo in pausa, però prima di andare in pausa volevo ringraziare un nostro fedele telespettatore che mi ha scritto nei giorni scorsi una bella lettera. Lui è Settimo, scrive da Venezia ed è disabile da tanto tempo, vive in carrozzina ed è consacrato al Signore in una forma di consacrazione laicale, dice che segue sempre la nostra trasmissione e chiede la nostra amicizia. Ecco, possiamo dare, Don Giuseppe, giusto pochi secondi, un messaggio bello a questi nostri telespettatori che vedono anche nella nostra trasmissione un momento di compagnia? Beh, la televisione è uno strumento, credo io, potentissimo per veicolare il messaggio di Cristo Gesù. Non solo siamo uno strumento di compagnia, ma siamo anche uno strumento, posso dire, di accompagnamento, di crescita nella fede per coloro che magari non hanno altre possibilità per crescere, per alimentare lo spirito del Signore nel proprio cuore. Quindi ai nostri telespettatori diciamo grazie perché ci seguono, ma soprattutto speriamo di fare loro un buon servizio di crescita spirituale. E mandando un grande abbraccio a Settimo e a tutti i nostri telespettatori, ci fermiamo un attimo per la pausa pubblicitaria, ma torniamo tra pochissimo naturalmente. Bentornati in nostra compagnia, stiamo rispondendo alle vostre domande, quelle che ci avete mandato nella nostra pagina Facebook nel corso di tutti questi mesi, e sta rispondendo per noi il carissimo Don Giuseppe Comi, al quale adesso però rivolgo una domanda un po' delicata. Sentiamo molto parlare di legge sul fine vita. Ci potete dare una parola chiara in merito perché siamo molto disorientati? E poi, che cos'è la sedazione profonda? Allora, bisogna, la parola chiara è questa ed è semplice. La vita va rispettata dal suo naturale concepimento alla sua naturale conclusione. Se mettiamo nel cuore questo principio, tutto il resto viene da sé. Anche la sedazione profonda di cui si sente parlare molto oggi. La sedazione profonda, o comunque tutte le cure che noi chiamiamo palliative, servono per aiutare l'uomo nel cammino della sua sofferenza. Il problema dove nasce? Nasce quando ad avere nelle mani questi strumenti c'è un cuore che non ha la distinzione tra il bene e il male, tra la vita e la morte, per cui pensa di fare un favore all'uomo sofferente mettendo quelle dosi in eccesso che conducono l'uomo attraverso questa sedazione profonda, lo accompagnano alla morte. Allora bisogna essere molto attenti. Il problema, ripeto, non è della sedazione profonda in sé, il problema è di quale cuore e di quale mente agisce nel momento in cui viene chiamato ad usare questi strumenti per dare sollievo alla sofferenza dell'uomo. La vita è vita e la vita va aiutata. Non siamo sostenitori della morte noi, non siamo i sostenitori della vita. Mi viene in mente, a tal proposito, quando Sua Santità Giovanni Paolo II, al termine della sua umana esistenza, andò al Policlinico Gemelli dopo che avevano praticato già la tracheotomia, lui, tornato nuovamente in ospedale, chiese al medico: ma se vado incontro a un altro intervento, ad altre cure, sono cure risolutive? Il medico disse no, Santità, è arrivato il suo momento, è arrivato il momento in cui lei dovrà passare da questo mondo all'eternità. Allora il Papa lì disse va bene, allora
torno a casa, lasciatemi andare alla casa del padre. Questo non significa che non fu curato fino alla fine, però mi sembrava di vedere Cristo Gesù quando gli diedero da bere mirra mescolato con vino, lui non ne volle bere, no? Per soffrire fino alla fine in piena consapevolezza. E con questa immagine ti ringraziamo per aver risposto alle nostre domande, ce ne sono tante altre, ma faremo un'altra puntata per questo. Grazie Don Giuseppe. Grazie a voi. Cari amici e care amiche, vi voglio parlare del mio nuovo libro, Il mio sì al Signore, testimonianze di fede e di vita, Tao Editrice. All'interno troverete 10 storie che toccano il cuore. Lo potete trovare in tutte le librerie oppure telefonando al seguente numero che vedete in sovraimpressione. Il mio sì al Signore, testimonianze di fede e di vita è un libro scritto anche in vista del Sinodo dei Vescovi sui giovani. Il mio sì al Signore, testimonianze di fede e di vita di Don